e bentornati a questo nuovo episodio delle dirette di Effectus. Siamo alla nostra terza diretta YouTube che, come dicevamo, vogliamo lavorare insomma sull'abituarsi all'utilizzo di questo mezzo, dato che purtroppo quest'anno il nostro evento sarà in digitale, che ricordiamo essere il 19 e il 20 settembre. Saranno due lunghissime dirette di circa 6 ore l'una, in cui ci saranno workshop, conferenze, esattamente come all'evento. Si terranno in contemporanea le competizioni sia di scultura che di make-up effects, che saranno gestite su Zoom in contemporanea e di cui degli spezzoni saranno mandati all'interno della diretta, e si terrà poi la giuria, in questo caso live, proprio durante la diretta YouTube. E invece, per quanto riguarda la sezione mostra, quest'anno abbiamo una particolarità. Stiamo costruendo una galleria digitale che potrà ospitare moltissime opere all'interno di questo spazio 3D, che sarà disponibile dal 19 settembre fino al 19 ottobre. Quindi insomma la partecipazione è gratuita, basta semplicemente inviare delle foto dei propri lavori in HD con sfondo neutro, possibilmente o bianco o nero, e compilare il modulo di iscrizione. Tutti i nostri regolamenti sono all'interno del nostro sito, che ricordiamo essere www.effectusevent.com. Anche se queste dirette che stiamo facendo sono tutte in italiano, l'evento come sempre manterrà una doppia lingua, quindi avremo sia l'inglese che l'italiano. I workshop saranno sottotitolati in una lingua oppure nell'altra, e altrimenti ci potrebbero essere delle traduzioni dal vivo qualora abbiamo i nostri ospiti insomma che parlino una lingua diversa dall'italiano. Anche la fiera sarà presente. Sul nostro sito ci sarà una piccola sezione dedicata alla fiera digitale, e quindi i nostri classici fornitori metteranno degli sconti a disposizione proprio per quelle giornate dell'evento, e si potrà accedere dal nostro portale ai loro siti. Il 1° agosto parte il nuovo anno associativo di Effectus, perché il nostro anno associativo va dal 31 luglio, diciamo scade il 31 luglio e si riavvia poi il 1° agosto. All'interno, diciamo, dei benefit che possiamo avere all'interno della nostra tessera associativa c'è l'accesso al canale Vimeo, all'interno del quale ci sono tutte le registrazioni di workshop e conferenze delle edizioni precedenti, che sono ben 5 anni, questo è il nostro 6° anno, e scontistiche riservate per tutto l'anno presso fornitori di settore, scontistiche per quanto riguarda le masterclass che l'associazione organizza, a proposito delle quali, se avete suggerimenti non dimenticatevi di scriverle sia nei commenti qui su Facebook o su YouTube, sia potete mandarci delle mail, perché siamo sempre aperti a nuove possibilità, oppure a ripetere anche delle vecchie masterclass qualora ci fosse un particolare interesse per delle tematiche. Ad esempio la masterclass di realizzazione occhi l'abbiamo fatta ben 2 volte perché c'è stata moltissima richiesta. E quindi adesso direi che è il momento di passare la parola a Valentina Visentin, la nostra presidentessa, e Andrea Leanza, che ci continueranno a raccontare la nostra professione nel nostro 2° episodio. Passiamo la parola? Eccoci, ciao a tutti, ciao Andrea, grazie di essere qui come mio supporto oggi in questa avventura. Stiamo attraversando quelli che sono i passaggi un po' più sconosciuti del nostro mestiere. Noi trattiamo sempre quelle che sono le tecniche pratiche, perché chiaramente sono quelle che ci interessano di più, però il lavoro dello special make-up artist ha un sacco di sfaccettature un po' più burocratiche, no? Abbiamo visto con Roberto Bastore lo sfoglio del copione, quindi come si estrapolano le informazioni dal copione, come è fatto e come si fa uno sfoglio. E quindi oggi io e Andrea abbiamo deciso di continuare a utilizzare come esempio il primo Re, visto che è un film che ci ha accomunato nella lavorazione, e abbiamo solo scelto una scena differente in modo tale da... era una scena che conoscevamo molto bene e abbiamo deciso che era piena di cose interessanti. e la useremo come spunto per capire come si fa la ricerca che dà inizio a quelli che sono tutti i lavori veri e propri, quindi la ricerca immagini e la ricerca delle reference, e poi cercare di capire quali sono le domande, una volta fatto lo spoglio, che noi dobbiamo fare a regia o comunque nelle riunioni con regia e le altre parti, perché le informazioni che troviamo noi nel copione potrebbero non essere completamente complete, e quindi abbiamo bisogno di capire come si svolgono alcune cose. E a me piace un attimo la parola così per iniziare a dire qualcosa sulla ricerca, per esempio, o quello che stavamo dicendo prima. Sicuramente è un argomento molto interessante che appunto viene spesso sottovalutato, perché quando si parla del nostro mestiere si pensa ai pennelli e ai colori, ma non si pensa a tutto il lavoro che c'è dietro di organizzazione e pianificazione, che è tantissimo e a volte forse è anche più grande di quello che poi andiamo a fare sul set, perché una volta che hai fatto tutto questo lavoro dopo si tratta di cose pratiche che sappiamo fare benissimo, ma questo è proprio sono le fondamenta senza le quali il nostro lavoro è impossibile da portare a termine nei tempi giusti e con la qualità giusta. Quindi intanto grazie di avermi invitato a partecipare a questa cosa, perché è un argomento che mi fa piacere parlarne. Va bene. Allora, come con la cosa iniziamo? Vogliamo vedere un attimo la pagina del copione o andiamo direttamente allo spoglio? Perché abbiamo visto l'altra volta che effettivamente il copione era abbastanza lungo da sviscerare. Andrei già riassunto che ne abbiamo fatto. Diciamo in poche parole è questa scena del tempio dove ci sono tutti questi schiavi legati che a un certo punto si liberano e quindi succedono un sacco di cose, combattono con questi soldati, quindi ci sono vari effetti di blood gags, quindi effetti di sangue in diretta con pompe o sistemi di spruzzaggio del sangue ci sono effetti che abbiamo dovuto concordare con il reparto digitale, perché alcune cose le abbiamo fatte noi sul set e altre cose sarebbero state integrate dopo in post-produzione. Diciamo, una volta che abbiamo letto il copione, abbiamo fatto lo spoglio, abbiamo deciso quali sono le cose che avremmo visto, abbiamo dovuto capire come veramente il regista voleva vedere queste cose e quindi di conseguenza scegliere il metodo migliore per realizzarle. E per fare questo è importantissimo fare delle conversazioni, delle riunioni con gli altri capi reparto. Quindi col coordinatore degli stand, il coordinatore del reparto musicale, la costumista, per capire come incastrare il nostro lavoro con loro e far sì che funzioni al meglio. Per fare esempi concreti, dopo andiamo a vedere proprio quelli che sono stati, però per esempio se io ho descritta in sceneggiatura un colpo di spada di uno degli schiavi su un soldato, come lo vediamo? Si vede solamente il gesto e poi si sente solo urlare, c'è lo stacco, non si vede nulla, oppure vogliamo vedere la lama che tocca la pelle e il sangue che viene fuori, o il taglio è sotto costume, oppure c'è la pelle nuda a vista. Ci sono tante cose che abbiamo bisogno di capire prima di decidere come procedere alla preparazione. Esatto. Allora io andrei a condividere il mio schermo, tu Andrea dovresti avere la stessa pagina sul tuo computer, senza leggerlo sul... Allora, condividiamo la mia finestra. Vabbè, posso condividere direttamente la finestra, perfetto. Vediamo, dovrebbe vedersi soltanto lo spoglio. Ok, allora, intanto mi avviso la regia che mi devo avvicinare al microfono, così va meglio, che mi tengo un po' più vicino alla mia bocca, appena c'è il risponso. Allora, Niente, ecco qua quello che è lo spoglio della scena numero 8, che è quella che abbiamo deciso di prendere in esame, e come l'altra volta abbiamo visto ci sono due o tre informazioni che vabbè, trattando una scena sola non importa, ma fa niente. La scena numero 8 a sinistra vedete la giornata nel film, quindi la storia della del film è nella seconda giornata. E siamo in esterno notte e poi abbiamo i personaggi, le figurazioni e essendo questo uno spoglio un po' più prettamente di effetti speciali, di trucco, abbiamo diviso le successive colonne in prostetici, quindi ferite, cicatrici, tagli, poi special effects gag, che sono le azioni di sangue con uso di eventuali parti di corpi di danni, sono le produzioni anatomiche praticamente, o parti di danni, e poi abbiamo fatto un'ulteriore colonna di special props per la realizzazione di danni da soli e o animali finti che vabbè, in questa scena non ci sono, ma nelle altre scene ci sono stati oggetti scenici particolari, quindi potrebbe essere un'arma che doveva essere integrata con i nostri effetti. Poi un'altra colonna di mechanics, animatronics, ma abbiamo aggiunto anche CGI, perché a volte quando ci sono gli effetti integrati dobbiamo scrivere un appunto per cui noi sappiamo che c'è quell'effetto, ma ci scriviamo come nota che c'è un intervento del digitale. In realtà poi non so se nelle note, ecco, le note ecco, le abbiamo scritte perché in realtà questo foglio è quello che portavamo in riunione e nelle note ci scrivevamo le domande da fare agli altri reparti, quindi le rivediamo un attimo e vediamo se dobbiamo aggiungerne altre. E niente, direi di vedere un attimino quelli che sono gli effetti richiesti. Per quanto riguarda le protesi di ferite e cicatrici, nel nostro elenco delle cose da realizzare c'è per Romolo e Remo una continuità di lividi grassi e labbro spaccato per Romolo, e qua avremmo dovuto decidere se ci sarebbero state delle protesi o meno. Biondo, che è uno dei personaggi, ha il viso spaccato, poi abbiamo in realtà messo tra parentesi i danni perché questo personaggio riceve un sacco di botte e a un certo punto gli viene spaccato il cranio, e in realtà poi vedremo che l'abbiamo risolta con 3 passaggi di protesi, ci arriveremo. Poi abbiamo guardie e prigionieri con ferite varie, quindi una serie di protesi generiche. Nella colonna delle azioni di sangue abbiamo il biondo, il viso spaccato, quindi probabile presenza di un dispositivo che porta il sangue. Poi abbiamo una guardia che riceve il coltello nello stomaco da Romolo, 2 guardie massacrate col coltello da Arant, che è uno dei personaggi principali, 2 guardie uccise a mani nude da Pepare, 2 personaggi trafitti dalle lame dei soldati, un Mathias. Abbiamo la Romolo trafitto sul fianco, che era l'ID numero 1 o 2, non mi ricordo, ma uno dei più principali, insomma. Guardia uccisa dalla mazza di Remo, chi è ferito viene ucciso da Pepare che gli spezza il collo, insomma abbiamo tantissime cose. E nella colonna delle danni abbiamo il biondo, che a un certo punto viene anche il curatore, viene gettato in una pira e noi ci siamo messi come punto di domanda, ma vogliono vedere che buttano un corpo nella pira e quindi ci serve un fantoccio. Poi ecco, questo non è una da fare, poi vi raccontiamo come invece è stata risolta questa cosa, perché quelle cose chiaramente noi le pensiamo al massimo della potenzialità, quindi diciamo la soluzione prostetica o di effetti speciali massima con cui si può risolvere un effetto, e in realtà nella riunione noi andiamo a stremare, quindi un corpo finto può diventare semplicemente un attore, una figurazione a terra che finge di essere morto, ma comunque noi ci spieghiamo che ci sono dei morti perché comunque questi corpi devono occupare la scena, e ci sono dei casi dove magari il posto di una persona per tanti giorni affittata soltanto per fare uso della terra potrebbe essere equivalente o conveniente, rispetto, cioè meno conveniente rispetto a usare un fantoccio di repertorio da abbandonare, che non mangia, non fa overtime, quindi non disturba la produzione e basta. Insomma, la ci siamo scritti una serie di danni di altri personaggi, tipo per esempio Belgio viene attaccato a calci, le guardie con il Zodrig, Remo trafitto e poi gli viene estratta la spada dal fianco, la testa fracassata dalla massa di Remo, Tias che viene infilzato e poi gli viene spezzato l'osso del collo, eventuali danni inizi per persone uccise come dicevamo. Andrea, prima che parli solo io, vai avanti tu che tanto... con le note, ma in realtà poi vai avanti a vedere come abbiamo risolto un attimino. Non so se li vogliamo vedere proprio tutti uno a uno o se basta prenderne alcuni ad esempio. Sì, ne possiamo prendere qualcuno ad esempio. Per esempio, partendo da Vedostito Biondo, che poi è rimasto come refuso come nome, ma era rimasto come refuso. È vero, è vero. Abbiamo sempre chiamato Biondino però come personaggio. Sì, anche sugli stampi abbiamo scritto Biondino. Per esempio, questa persona ha una lotta a mani nude con Arant, e a un certo punto viene massacrato e ci sono questi colpi violentissimi sul volto che gli fracassano il naso, e avevamo bisogno di capire esattamente cosa volesse vedere il regista. Quindi abbiamo fatto queste riunioni, abbiamo capito e abbiamo deciso di risolvere questa cosa in più passaggi di trucco. Quindi è stato deciso di scolpire vari stadi di rottura del naso, e quindi avevamo queste scene dove ripetevamo con la stessa inquadratura il colpo sul naso e pian piano cambiavamo poi le protesi, avevamo un tempo di interruzione, di cambio del trucco, cambio della protesi, e si rifaceva la stessa cosa con il naso sempre più spappolato. A questo abbiamo deciso, dato che era un po' complicato nascondere tutti i tubi o i sistemi di pompaggio del sangue in una scena così complessa con tanto movimento, è stato deciso di integrare tutto in digitale. E in generale su tutto il film abbiamo dovuto ricreare 70 effetti di sangue su green screen. Questo vuol dire che quando è stato finito il film abbiamo preso scena per scena dove doveva essere integrato il sangue, perché magari non potevamo nascondere bene i tubi, perché erano mezzi nudi gli attori, o perché il sangue che usciva non era abbastanza e per una scelta stilistica si voleva vederne di più, e abbiamo rifatto quegli stessi movimenti del colpo di spada o del pugno che arriva o della lama che entra, della freccia in arrivo, della freccia in uscita, cercando di imitare il sangue che sarebbe dovuto venire fuori, tirandolo con delle pompe su schermo verde. Questo ci ha permesso al reparto digitale di estrapolare il sangue, che è un sangue fisico, che è illuminato da luci vere, e di aggiungerlo in compositing su queste scene già tirate, e che è molto diverso da creare un sangue totalmente in digitale che molto spesso risulta finto e fa perdere intensità alla scena, perché ogni volta che ti rendi conto che c'è un effetto questa cosa ti tira fuori dalla storia e ti fa perdere l'andamento del racconto. Quindi diciamo che quello che cerchiamo di fare è sempre coordinarci anche con gli altri reparti, non scegliendo il nostro sistema o il loro sistema per moda o perché fa figo, ma lo scegliamo perché è il modo migliore per ottenere l'effetto migliore per quella scena specifica. No, infatti questa cosa è stata bellissima, perché è tutto pratico anche se inserito, e questo è uno degli esempi di integrazione con gli effetti speciali visivi al computer, proficua, che non toglie niente a nessuna delle due parti, anzi potenzia al massimo quello che si può dare da entrambi i reparti. Anche perché comunque è sempre importante ricordare che un film è un'opera corale, siamo tutti strumenti, il regista è il nostro direttore d'orchestra, però è l'opera totale che deve funzionare. Se uno strumento vuole suonare a modo suo fuori dallo spartito, alla fine c'è qualcosa che non va e che fa storcere il naso, quindi è importante coordinarsi. Esatto. Ma mi aggancio infatti solo su una questione, per esempio, che qua forse non è elencata nel tipo di domande che potremmo dover fare alle altre parti, è che tutte le volte che c'è un effetto di sangue, visto che questa scena ne ha particolarmente tante, bisogna considerare che ogni take, quindi le riprese, perché magari c'è qualcuno che non ha bene idea di come funzionano le riprese, le riprese si dividono per scena ma anche per take. Ogni scena viene suddivisa in varie inquadrature e ogni inquadratura fatta dalla telecamera ha vari take. Cosa vuol dire? Più riprese, proprio take è la ripresa di per sé, quindi quando si rifà la stessa, si accende la camera per una seconda volta riprendendo esattamente lo stesso pezzettino. E che non so se mai avete mai dato un'occhiata al chuck che si mette in camera, ma ogni volta che la telecamera viene messa in moto e quindi si dice l'azione, bisogna aggiornare il numero del take che si sta riprendendo, in modo tale che poi nel montaggio sanno appunto quale fosse. E quando noi trattiamo col sangue, per esempio, il reparto dei costumi deve essere stra coinvolto, particolarmente proprio in questi momenti, e dobbiamo, una volta che noi sappiamo quanti effetti di sangue avremo da fare, dobbiamo avvisare subito costume, perché loro dovranno provvedere o a dei cambi, quindi devono anche, oltre a fabbricare dei vestiti in più, devono anche avvisare di avere dei tempi di cambio per gli eventuali attori che subiscono un getto di sangue, ma anche eventualmente dei tempi di pulizia, perché magari sono dei tessuti che o la situazione ti consente, che so, sotto la pioggia l'attore è già bagnato, quindi magari invece che cambiarsi l'abito loro possono semplicemente lavarlo via con gli struzzini. E insomma, questo è un esempio di interazione con un altro reparto importante. Quindi una volta che noi abbiamo tutte queste informazioni dobbiamo coinvolgere anche altri reparti, non solo la regia, ed è per questo che si fanno delle riunioni collettive per stabilire queste cose che sono fondamentali, altrimenti si rischia che macchiamo di sangue delle persone e dopo non si può girare un secondo take perché non c'è un cambio, ed sarebbe colpa nostra, perché ok che magari loro l'avrebbero potuto vedere dal copione, ma essendo noi quelli che lo stiamo erogando siamo noi responsabili delle conseguenze che hanno le nostre cose. E niente, vogliamo vedere un attimino, ecco, per esempio, tornando magari a Giordandino, il discorso della protesi, dei vari passaggi di protesi, cosa significa in questo caso? In questo caso, appunto, avendo tre passaggi di trucco, abbiamo dovuto scolpire tre nasi diversi, quindi uno spaccato leggermente, uno un po' più aperto, uno totalmente storto, col naso rotto, con l'osso rotto. E questo vuol dire che dobbiamo prevedere che ci sarà uno scultore che farà le sculture, che ci sarà qualcuno che farà gli stampi, e che qualcuno farà il silicone running e quindi produrrà le protesi in silicone incapsulato, che qualcuno le dovrà precolorare, e quindi tutte queste persone sono da considerare. In alcuni casi dove ci sono progetti minori può essere anche la stessa persona che fa tutto, perché se è solo un effetto che si vede in quel film per una scena sola, può essere il designer direttamente che fa tutto, altrimenti se una cosa così complessa come il Primo Re c'è un'intera squadra di persone che è da considerare, e questo vuol dire anche considerare i costi della manodopera e dei materiali coinvolti in questa realizzazione, quindi dalla plastilina alle resine, ai distaccanti, ai sigillanti, i colori, i pigmenti, il flock, cioè tutta una serie di cose che vanno acquistate, che vanno previste per organizzare la realizzazione di questo effetto. Sì, infatti una volta che abbiamo, diciamo, convalidato la nostra lista o modificata, perché per esempio qua nella colonna che abbiamo visto prima dei danni, adesso non ho lo schermo condiviso ma ne possiamo parlare tranquillamente, nella colonna di tutti quei corpi durante le riunioni abbiamo appreso che sarebbero state tutte figurazioni a terra, quindi per esempio già tutta quella serie di cose veniva eliminata dalla lista delle realizzazioni. Però per esempio nel caso di Romolo abbiamo dovuto fare una protesi per il fianco, ci siamo dovuti far dare l'arma dal reparto dei props perché avremmo dovuto studiare noi un plate, quindi un aggancio, esatto, sul fianco, in modo da poter far stare questa spada infilzata nella posizione e nell'orientamento giusto, e poi doveva essere sfilzata, quindi poter scorrere in una direzione sempre uguale fuori dalla protesi. E a riguardo di questi effetti particolari così anatomici, così, come si dice, calzanti perfettamente sugli attori, una prima suddivisione che possiamo fare delle tipologie di realizzazioni sono quelle generiche o quelle con un calco. Quindi ci sono delle elaborazioni che noi chiamiamo generiche perché non le facciamo appunto con il calco dell'attore, che possono essere le ferite, per esempio un piano, una serie di cose che noi teniamo in stock e che poi possono essere applicate su più persone perché tanto sono adattabili, mentre per esempio il naso del biondino o il fianco stesso di Remo, che era abbastanza esteso, abbiamo deciso di fare il calco in modo tale che seguisse, siccome lui comunque era una persona magra e vista tantissimo nel film, abbiamo deciso di farlo perfettamente anatomico, quindi andando a calcare persino la porzione del fianco, anche per avere l'esatta idea della dimensione poi dopo del fianco, perché vuoi raccontarci un attimino, visto che l'hai scolpita tu stesso, come hai deciso anche di fare, perché era così grande, perché magari la gente non la conosce. Intanto è che parli, io condivido il mio schermo e cerco la fotografia così la faccio vedere. Vai. Sì, allora il fatto che la protesi realizzata fosse così grande è stato deciso perché doveva nascondere la placchetta in fibra di carbonio che stava sotto la protesi per far agganciare i pezzi di spada che simulavano appunto l'ingresso della punta e del retro. Poi è stato deciso, abbiamo visto che poteva passare una spada vera sulla ferita che avevamo realizzato, e quindi l'abbiamo fatta passare realmente e sfilare realmente, e il tutto poi è stato integrato dagli effetti digitali per accentuare la fuoriuscita di sangue, per necciare l'ingresso e uscita. Abbiamo preso il calco del fianco dell'attore di Erezio Lapice e su quello abbiamo realizzato un positivo, e la cosa divertente è stata che mi piace raccontare anche un po' di aneddoti. Avevamo veramente tantissimi effetti da realizzare, ci siamo divisi molto i compiti, però in quel momento io viaggiavo per le riunioni con la lettura degli storyboard, facevamo i livecast agli attori che rimanevano da calcare a Roma, e quindi viaggiavo con questo positivo e in albergo mi mettevo a scolpire, a pazzare, poi tornavo, lasciavo la scultura nel laboratorio dove Valentina stava coordinando tutto il resto delle lavorazioni, e si ripartiva di nuovo per fare un'altra settimana di provini, di calchi e tutto quanto. Quindi a volte capitano anche queste cose, a livello organizzativo bisogna studiarsele bene. Quella ferita nello specifico appunto è una ferita importante, ma non doveva essere una ferita mortale. Aspetta, devo collegare l'hard disk perché non ce l'ho qua. Accidenti. Io ce l'ho, no, ce l'ho su... Sì, no, non ti preoccupare, tu vai avanti che guarda, prendo solo un secondo la crevetta. Sempre qua. Quindi diciamo... È una un colpo di spada sul fianco, ma non doveva colpire organi vitali, però doveva essere una ferita abbastanza grave da mandare quasi in fin di vita il personaggio. Quindi noi vediamo questo personaggio poi nell'arco della storia che sta sempre più male, diventa sempre più pallido, perché rischia di morire dissanguato, finché non gli viene curata la ferita, non gli viene dato da mangiare, e pian piano ritorna in forze finché arriva alle scene finali dove combatte con suo fratello. E quindi c'è stato tutto uno studio di quanto la facciamo grande, quanto la facciamo esterna, facciamo una ricerca di foto di ferite gravi ma non mortali, quanto grasso si vede, quanto tessuto muscolare, quanto... abbiamo fatto tutta una ricerca di foto di patologia forense, di ferite vere, da libri appunto o di patologia forense o libri di foto vere di guerra, o c'è un libro che non vale. Ah sì, giusto, sì, è un libro di chirurgia in Afghanistan durante la guerra, praticamente. È una cosa allucinante perché ci sono i prima e i dopo di tante operazioni fatte sui soldati colpiti da bombe piuttosto che altri tipi di ferite, e come sono guariti. Quindi comunque è molto interessante perché si vedono le ferite aperte e la loro evoluzione nella guarigione dopo averle curate o comunque cucite, insomma ce n'è per ogni. Devo farvi vedere, ecco, ho trovato le foto del campo di Romolo per esempio, diciamo di averle tutte e tre. È praticamente nudo, aveva solo quella mutanda che lo copriva e quindi era praticamente impossibile nascondere dei tubi per pompare sangue in quantità. Ed è per questo che è stato necessario discutere anche col reparto digitale per capire cosa fare in post-produzione, perché una lama che trapassa il fianco in quel modo deve provocare una fuoriuscita di sangue in quantità. E quindi questa cosa è stata fatta in post. Esatto. C'è un video interessantissimo della Edi, che sono i responsabili degli effetti digitali del film, dove si vede questa integrazione tra quello che è stato fatto in green screen con un pezzo di silicone con la pompa che faceva producere il sangue dalla ferita, mentre la lama rientrava. In quel caso abbiamo usato un cucchiaio di legno. E quindi niente, appunto, sono tutte queste cose da considerare in base a... No, non è detto, a volte abbiamo le mani legate in base a come deve essere visto, truccato, vestito il personaggio. Noi dobbiamo scegliere una strada per capire in dove possiamo arrivare con quello che facciamo noi di effetto pratico e cosa deve essere integrato successivamente. Esatto, volevo farvi vedere un esempio di protesi generiche invece. Per esempio questa è una tavola, come si aprirà, ecco, una tavola vista dall'alto di protesi in piano. Queste sono cicatrici per esempio, e abbiamo la loro realizzazione in bondo, ovviamente in vari colori. Ecco, una cosa che facciamo spesso, ferite che ci si porta per queste scene di battaglie, è avere tante tipologie diverse che cataloghiamo con dei numeri, dei codici. Quindi magari si chiamerà, prendiamo dei numeri per esempio per categoria, quindi wound, che sarebbe la ferita, inizierà con la W, quindi tutte le ferite si chiamano W1, W2, W3, e questo ci aiuta a catalogarle. E poi cerchiamo di fare anche alcune copie, di partire per un set con alcune copie già fatte in una selezione di 2, massimo 3 colori, quindi potrebbe essere un tono pelle pallido, un tono pelle un po' più abbronzato, e nel caso siamo sicuri che ci sono degli attori di colore potrebbero esserci delle ferite di colore, oppure le cicatrici per esempio le facciamo una versione chiara che è già guarita da tanto tempo, e delle versioni invece più pinky, più rosa acceso, che sono quelle più recenti. e una volta che poi noi capiamo su chi le andiamo ad attaccare, perché magari alcuni effetti non sono completamente decisi, ma ci rendiamo conto durante la ripresa che un personaggio prende un colpo in quel punto lì, perché ci sono tanti fattori che definiscono dove poi questa ferita comparirà. Noi possiamo solo stimare che in una colluttazione potremmo dover mettere poi nella scena successiva un tot di ferite a delle persone che le hanno ricevute queste ferite, e però le posizioni potremmo non saperle, le andiamo ad integrare sia nello spoglio, perché poi chiaramente dovremo girare le scene successive, andando poi a decidere che colore era, che ferita abbiamo scelto, e sul set le andiamo avanti a produrre, perché di solito ci si porta comunque dei kit per realizzare le protesi, perché è impossibile partire con 10 copie di ogni ferita. Se ne porta uno stock che ti aiuta a non essere senza nel momento in cui ti serve, poi quando decidi quale sia ne produci delle altre e quella diventa dedicata magari per quel personaggio. La cosa difficile è quando nel calendario delle riprese non si comincia dalla scena in ordine cronologico, dalle scene in ordine cronologico, ma per esempio, se come ci è successo dall'altro sul primo Re, abbiamo iniziato il film con la scena di un post battaglia, che era una scena abbastanza impegnativa con un sacco di colluttazioni, quindi abbiamo dovuto immaginarci come avrebbero combattuto e dove si sarebbero feriti. Quindi cosa facciamo? Chiediamo al reparto degli stunt di farci vedere i video delle coreografie dei combattimenti, in modo tale da sapere già se ci sono dei colpi evidenti nelle prove. E questa per esempio è una delle cose di interazione con le altre parti che si fa proprio in riunione, e grazie a questi video magari noi possiamo evincere che davvero gli arriva sicuramente un colpo a quell'attore in un punto, e quindi se giriamo prima il post combattimento magari iniziamo a mettere già la ferita lì. Il problema poi si crea perché durante la ripresa invece del combattimento dobbiamo fare a un certo punto comparire la protesi, e quindi dovremo avvisare o la regia che avremo un tempo per mettere la protesi, oppure semplicemente sporcheremo con del sangue in quel momento e poi la scena dopo ci avrà la ferita invece già applicata. Ecco, questo è un altro esempio, un altro esempio concreto della scena numero 8, era il braccio spezzato o gli occhi spremuti, che sono stati molto interessanti perché ci siamo dovuti immaginare un modo di realizzare questa cosa anche a ripetizione, perché non andasse bene per forza buona la prima, ma che potessimo ripeterla più volte. E lì è interessante perché tu devi appunto studiare dei sistemi, e per fortuna almeno a me personalmente, ma anche a te Vale, ci piace molto condividere anche con la squadra e cercare di trovare idee. E ci sono a volte l'idea geniale ti può arrivare dal trainee o dalla persona che ha mente fresca ti dice qualcosa. Abbiamo trovato delle idee molto interessanti, soprattutto Gommo ci ha suggerito questa cosa del legnetto all'interno del... abbiamo realizzato praticamente questo sistema per il braccio da spezzare, dove c'era l'omero e la parte dell'avambraccio, che all'interno del silicone c'erano questi tubi quadri che una volta allineata l'articolazione si poteva infilare un legnetto all'interno, in modo che quando poi, ok, braccio teso, mi vedete così, sì? Sì, sì. Veniva infilato il legnetto dentro il braccio finto, quando veniva fatta leva al contrario sul braccio finto si spezzava davvero il legno, quindi dava pure il rumore dell'osso. Sì, oltre che l'attore poteva fare la forza vera, applicare della forza vera nel romperlo, ecco. E quindi l'attore, lo stunt, non doveva simulare la fatica di spezzare questa cosa, ma aveva davvero una resistenza fisica. E mentre per gli occhi spremuti, anche lì ci siamo coordinati col digitale e abbiamo deciso di realizzare una testa finta prendendo però il live cast della parte degli occhi dell'attore e realizzando, poi applicando questi occhi con anche il hair punching delle sopracciglia, le ciglia, l'iperrealismo di quella zona occhi, sotto i quali c'era l'alloggio per questa pappetta da spremere e dei tubi per pompare del sangue, e quindi lo stunt poteva davvero, l'attore era Arant, credo, poteva davvero spremere gli occhi, esatto. Gli occhi. E questa cosa poi in compositing è stata montata sulla testa vera dell'attore che faceva finta che gli spremessero gli occhi, e con l'altro attore che faceva così coi pollici in modo da nasconderli e che simulasse di averli infilati dentro gli occhi veri. Quindi è molto creativo come processo, bisogna proprio immaginarsi cosa vogliamo vedere sullo schermo e poi decidere come realizzarlo, trovare idee geniali per... Ho trovato la foto degli occhi... Sì, aspetta, ho trovato la foto del dummy degli occhi spremuti. Ah, fantastico. Praticamente abbiamo fatto, non so se si vede, tu la vedi Andrea, bene? È condivisa, al posto del mio video dovresti vedere la testa. Eccola, sì. Ecco, e invece di stare a fare tutta una testa iperrealistica in silicone abbiamo fatto una testina in poliuretano, perché tanto era semplicemente per un close up, quindi si sarebbe visto soltanto gli occhi e le dita che entravano negli occhi, quindi serviva iperrealistica soltanto quella parte lì, e dentro abbiamo scavato appunto nel poliuretano lì, come diceva Andrea, i buchi dove ci sarebbero stati i bulbi degli occhi, invece lì ci abbiamo messo una pappetta di sangue addensato in modo tale che quando entrava il dito fuoriusciva questa pappetta. E stavo cercando anche il braccio, eccolo qua, questo è il braccio della squadra che è girata la telecamera, ma praticamente veniva indossato, l'attore teneva il braccio vero piegato dietro la schiena come una volta e veniva attaccato questo plate di resina con attaccato il braccio finto e che fuoriusciva dal costume. Adesso devo vedere se ho una foto... dovrei girarla, mannaggia. Vediamo un po' se riesco a girarla, così si vede un po' meglio. Ecco, non so se si capisce, speriamo di sì. Comunque ingrandisco nella parte alta, abbiamo attaccato il braccio che dietro era rinforzato con la licra, quindi si poteva imbullonare senza lacerare troppo il silicone, e veniva attaccato questo scudo di resina che aveva la forma interna di una spalla, e questo effetto è stato fatto genericamente, quindi senza calco invece dell'attore, ma semplicemente abbiamo usato la forma della spalla di un collega nostro in modo tale da semplicemente ricavare la forma anatomica, tanto più o meno i fisici erano simili. Anche lì, quando si deve fare delle lavorazioni generiche di parti del corpo e non vale la pena. Oh, mi sa che è andato via, mi sa che mi è caduto Andrea, intanto finisco io, intanto che Andrea magari si riconnette. Bisogna farsi mandare delle fotografie di quello che è l'attore che reciterà quella parte, e non avrebbe magari senso far viaggiare una figurazione per fare un calco e impegnarlo per una giornata quando l'evento comunque fosse sottostiti, e quindi si può utilizzare semplicemente un compagno di lavoro che abbia le stesse caratteristiche fisiche, quindi con una foto semplicemente del reparto casting si può benissimo, ecco, ricavare le forme in modo da utilizzare un collega, ecco. Allora, vedo un attimo cosa è successo ad Andrea, datemi un secondo, quando poi... Ok, niente, purtroppo ad Andrea si è scaricata la batteria, quindi vediamo se riusciamo a farlo riconnettere dal telefono. E intanto volevo parlare del discorso della ricerca, perché adesso siamo stati tanto sulla pianificazione e vi abbiamo dato tanti spunti su quella che possono essere le domande da fare e le interazioni con altri dipartimenti, ma nel momento in cui poi io devo iniziare a fare il lavoro ho bisogno di fare una ricerca, e questa ricerca che è prevalentemente di immagine o di video, se voglio prendere delle scene di film da cui ispirarmi, o dei video medici, insomma, per capire delle cose, ma prevalentemente si parla di immagini, quindi le possiamo estrapolare o dai libri, e volevo ricordare, per chi non conosce il gruppo Effetti Speciali di Trucco Made in Italy su Facebook, questo gruppo che è stato creato e che tra l'altro è quello che ha dato origine al progetto Effectus, perché in realtà l'idea di questa associazione è nata lì dentro. Allora, è un gruppo che è nato per condividere informazioni sugli effetti speciali di trucco in maniera tecnica, e ci si scambia anche informazioni su dove reperire prodotti piuttosto che libri, e io feci una diretta un paio di anni fa legata ai libri del nostro mestiere, che è una richiesta che viene fatta molto spesso, insomma, dei consigli su che libri comprare, e avevo fatto questo video dove aprivo e sfogliavo una serie di libri della mia biblioteca, i miei must have, e quindi vi invito a vedere quel video, iscrivervi al gruppo e facendo riferimento, siccome ci sono delle domande a cui rispondere per accedervi, che avete visto la diretta di Effectus, perché il gruppo è privato in modo tale da tenerlo sempre professionale. E quindi non mi dilungherò sul fattore libri, ma volevo parlare di come si effettua una ricerca su Google, che sembra una cavolata, ma in realtà è un argomento parecchio importante. Ciao Anne, ecco che sei riconnesso. Scusate. Mi vedi sempre? Sì, sì. Ok, no, stavo lasciando in realtà per quanto riguarda le immagini sul braccio di... spezzato, dicendo che è stato fatto il calco della spalla da un collega, perché abbiamo appurato che la figurazione a cui veniva spezzato il braccio aveva il fisico simile a quello del nostro collega, e quindi abbiamo evitato di far viaggiare una figurazione che comunque ha un ruolo minore per farsi solo il calco di un pezzo di spalla, e quindi stavo spiegando il motivo. E invece stavo già saltando nella questione della ricerca di immagini, perché comunque ci riferiamo nella realizzazione delle cose sempre dalla realtà, e quindi stavo andando su Google a far vedere banalmente come si fa una ricerca, che è un recap che può essere utile, e vediamo insieme un attimino un trucchetto che magari tanti conoscono, ma chi non lo conosce lo troverà molto utile. Quindi andiamo a cercare una ferita su Google. Ovviamente devo andare a cercare nelle immagini, quindi clicco su immagini e vedete che iniziano a comparire un sacco di ferite, quindi di tutti i tipi, e bisogna chiaramente andare a cercare di perfezionare la ricerca. Ma ancora prima di ciò ci sono delle immagini che sono piccoline, e quindi una volta stampate o salvate sono veramente brutte da vedere. Qui abbiamo nei tools, adesso io ho Google in inglese ma in italiano sarebbe strumenti, cliccando la parolina strumenti che sta in basso a destra dello spazio dove si può digitare la parola da cercare, compare un sottomenu e la prima voce è la dimensione delle immagini. Praticamente selezionando large o medium, comunque, io cerco soltanto tra le immagini di una certa dimensione, quindi di una buona risoluzione, e che se noi andiamo ad aprire non saranno grosse come dei francobolli, e quindi le potremmo stampare. Vedete, compare poi in piccolo quanti pixel è composta, quindi sapremo anche finché dimensione potremo andare a stamparle. Poi se noi clicchiamo col tasto destro sull'immagine possiamo o salvare immagine con nome, ma io suggerisco di fare apri immagine in un'altra scheda, perché mi ami, altrimenti Google cosa fa? Ti fa scaricare l'immagine nella dimensione in cui tu la stai guardando tante volte. Mentre aprendo prima l'immagine, quindi il file originale a tutto schermo, mi compare l'immagine enorme, quindi la sua massima dimensione. E allora qui io posso fare tasto destro e salva immagine con nome e vado a piazzarla nel mio sistema qua, che io ho già una soddivisione interna delle mie immagini, vi faccio vedere. Queste sono tutte le mie immagini di riferimento e le ho divise per categoria. Per esempio io ho delle immagini di anatomia che sono proprio tavole anatomiche, animal anatomy, perché ovviamente separo quella umana dagli animali perché altrimenti farei una fatica poi a ritrovare le cose. Vabbè, non stiamo a vedere tutte le varie categorie, ma sicuramente ho le ferite, wounds, e quindi me la vado a salvare qua dentro. Poi se sono veramente un nerd posso andare a rinominare le singole immagini. Io di solito le lascio col nome originale e poi se il sistema mi dice guarda che c'è già un file con quel nome, in modo da non farlo cancellare sovrapponendo la nuova immagine che sto cercando, la vado a rinominare. Quindi tornando alle nostre ricerche, se io vado a perfezionare, comunque già guardate che sotto Google adesso che è evoluto tantissimo ti dà già dei suggerimenti, ti dice anche se vuoi la ferita chirurgica, le ferite finte, le ferite aperte, perché è un motore di ricerca che ha accesso a centinaia di milioni di informazioni. Se io voglio una cosa specifica devo andare a perfezionare le parole chiave che uso. E un'altra cosa che volevo dire è che quando noi digitiamo la ricerca in italiano, noi attingiamo al bacino di immagini di gente che parla italiano, che al 90% saranno residenti in Italia. Se voi avete in mente quanto è grossa l'Italia rispetto al mondo, capirete che stiamo cercando in un contenitore piccolo di immagini. Mentre se le cerchiamo in inglese, abbiamo accesso a immagini che provengono da tutto il mondo. Quindi vi consiglio di accompagnare una ricerca sia in italiano che in inglese, quindi magari qua cercherai wound. È per quello che poi anche per comodità mi sono salvata direttamente le cartelle con i nomi in inglese, così non me li dimenticherò mai più. Ecco, è utile anche tenere, come dire, fresco l'inglese. Ovviamente qua ci sono ferite di tutti i tipi. Scusate che non ho chiesto se qualcuno è sensibile, ma purtroppo questo è quello che facciamo e quindi dobbiamo abituarci a vedere un po' di cose. E vedete che ci sono tante ferite in questo caso e se io ho bisogno di una ferita di un tipo specifico devo andare a perfezionare la ricerca. Quindi che ferita cerchiamo? Boh. Cerchiamo. Prova knife. Ok, allora lo mettiamo, all'inizio, knife wound. Oh, non drawing, non so perché mi ha aggiunto una parola così a caso. Ecco, attenzione, delle scene del crimine. Ecco, mettendo knife wound inizio a trovare un sacco di immagini proprio di ferite da arma. Però cosa succede? Ci sono anche, cioè siccome gli effetti speciali esistono da svariati anni, ci sono delle immagini che provengono dal mondo del make-up. Per esempio apriamo questa, vedete che questo è chiaramente un make-up, non solo perché magari non è realizzato benissimo, ma perché insomma, vabbè, non è bellissimo. Ecco. Io consiglio sempre di non salvarsi immagini di make-up, a meno che non siano o particolarmente fatti bene, e quindi li vogliamo usare come reference, ma dal punto di vista scultoreo, per vedere come quello scultore si è risolto la riproduzione, che magari si vede bene una testa, o pittorico anche. O pittorico, esatto, però... Siccome è molto difficile, soprattutto se si è all'inizio, distinguere magari un buon make-up da un make-up brutto, se uno non si è ancora fatto l'occhio, è meglio non rischiare, quindi evitare tutte le foto che vengono da siti che si chiamano con FX, make-up, latex, eccetera. Andrea, ti faccio ti faccio aggiungere se vuoi. Ma una cosa che mi viene da aggiungere è che sempre parlando di pianificazione e poi di lavorazione in laboratorio, questa cosa noi la facciamo spesso anche dopo che viene fatta questa ricerca, solitamente facciamo una condivisione su Drive con tutto il gruppo di lavoro, con le persone che lavorano in laboratorio, in modo che chiunque è coinvolto nella realizzazione di quell'effetto possa andare ad attingere o aggiungere foto nelle cartelle che sono condivise. Sì. Quindi per esempio io creo una cartella Drive con il titolo del film, del progetto su cui stiamo lavorando, e all'interno ci metto, che ne so, making of, sotto cartella ci metto scultura, mold making, colorazioni, 3D, eccetera eccetera, applicazione sul set, e all'interno di quello posso mettere ulteriori sottocartelle con la cosa specifica, quindi sotto scultura metto scultura Romolo o scultura Tefarie o scultura... questo, oltre ad aiutarmi durante il lavoro, mi aiuta anche dopo, perché quando il lavoro è finito, altrimenti io mi ritrovo con migliaia di foto che devo catalogare e che devo andare a cercare, e nel momento in cui magari ci servono sia per il portfolio che per fare delle pubblicazioni, che per fare qualsiasi cosa, anche solamente nel momento in cui abbiamo bisogno di durante il lavoro mostrare, sono già tutte organizzate. Se le organizzi mentre lo stai facendo è meno lavoro che farlo dopo, quando queste foto diventano migliaia. Sì, questa è una bellissima idea, e invece io le mie uniche suddivisioni sono reference e workshop, quindi tutte le foto fatte in laboratorio, e set, le foto fatte sul set. Però effettivamente come dici tu, poco. Esatto, uno si trova già le cose divise, ed è una bellissima idea che ti ruberò assolutamente. Sì. No, intanto che parliamo, volevo chiedere se ci fossero delle domande. E vi ricordo che comunque anche a seguito della diretta, siccome ovviamente rimane disponibile online, e se la state seguendo passato domenica 26 luglio potete comunque scrivere le domande sotto nei commenti e noi le andiamo a leggere e vi rispondiamo, oppure potete contattare direttamente l'associazione e scriverci alla mail, che è infoeffectus@gmail.com. E niente, quindi stavamo dicendo appunto delle immagini. Una volta che abbiamo fatto la nostra ricerca di reference, c'è da dire anche che magari si fa una ricerca storica, se ecco il film, dei connotati storici, banalmente nel caso di una ferita che viene curata, anche soltanto capire come un punto di sutura è stato fatto ti può raccontare in che epoca sei. Oppure motivare perché uno è morto solo per quel taglietto, perché magari in quell'epoca bastava un'infezione, e quindi... guarda come muore Caldrogo. In realtà c'è stata la strega che l'ha un po', diciamo, forzato. Però sì, ci sono tante informazioni che sembrano marginali, ma in realtà... Anche banalmente un impacco, tu hai dovuto fare mica l'impacco su... con le larve, ecco, dentro la ferita. Le larve, per esempio, è stata un'informazione avvenuta tramite una ricerca, quindi... Certo. Tutte queste cose bisogna considerarle. Sì. È stessa cosa anche per le cicatrici vecchie, i cheloidi a rilievo, che ti indicano che quella ferita è stata curata male, o pulita male, o cucita male, o magari è stata bruciata e cauterizzata a fuoco. Sono tutte cose che raccontano una storia, e tu solo guardando il personaggio e vedendo come tutte queste cose che ha addosso ti dicono qualcosa della sua storia. Sì. Assolutamente, infatti fa proprio parte del connotare un periodo senza dichiararlo per forza, cioè se non ci fosse, se uno non si perdesse il messaggio iniziale del film, che ti dice magari in che anno siamo, tu attraverso tutti questi segnali potresti capire in che epoca siamo, se ovviamente avendo studiato, oppure per esempio connotare delle popolazioni tribali con delle scarificazioni piuttosto che altri elementi che erano, magari non erano ferite ma erano decorazioni che un popolo si faceva addosso, e quindi la ricerca deve essere proprio estesa a tutto quanto. E niente, chiediamo un attimo se ci sono delle domande. Allora, abbiamo: qual è la tempistica della realizzazione dalla consegna del copione tra spoglio e la realizzazione dei pezzi? Quindi diciamo, immagino la pre-organizzazione, la pre-preparazione, quindi da quando c'era il copione a quando si inizia veramente a realizzare le cose. Idealmente c'è quello che vorremmo che fosse e poi c'è quello che succede veramente. Esatto. Però sì, diciamo che io ricordi per il primo Re noi siamo stati impegnati almeno 8 mesi su tutto il film. È buio adesso. E perché abbiamo ricevuto la prima chiamata intorno a dicembre, novembre-dicembre. Poi abbiamo fatto le prime riunioni, l'inizio, la lettura del copione l'abbiamo fatta a inizio anno, gennaio-febbraio, e poi la prima riunione effettiva intorno a marzo, e dopo però il film ha iniziato le riprese a settembre. Quindi noi abbiamo fatto 3 mesi effettivi di laboratorio, di preparazione, e poi 2 mesi sul set, 2 mesi e mezzo. Ma prima ci sono stati quei 2 mesi solo di preventivi, organizzazione, contrattazione, eccetera, eccetera. Quindi esatto, di tempo ce ne vuole, sì, soprattutto poi, su una cosa complessa così. Esatto, aggiungo anche che magari uno fa lo spoglio, viene concordato come realizzazioni, per esempio il regista dice sì voglio vedere tutte queste cose, poi passi alla parte del preventivo dove dici ok, queste cose costano così. E improvvisamente, no, allora quello non lo voglio più. E quindi inizi a scremare le cose che effettivamente farai, oppure come dicevamo prima, dei corpi diventano persone abbandonate a terra, dimenticate durante tutta la giornata. E poi sai, anche a volte viene anche da parte nostra, dal nostro reparto, suggerire a regia e a produzione delle soluzioni per evitare dei costi inutili. Fa parte anche quello della professionalità, come ricordavamo prima di andare in diretta. Per esempio, se c'è una scena descritta con all'improvviso videro 10 teste impalate, magari se ne vede solo una in primo piano e le altre 9 sono sfocate sullo sfondo, e quindi puoi usare delle teste di manichino generico per quelle di sfondo, più economiche, più diciamo decorate velocemente, e quella in primissimo piano gli si mette l'air punching delle ciglia, le sopracciglia, la colorazione iperrealistica col capillare dipinto, altrimenti è inutile, diciamo, sono costi. Mi è capitato su alcune produzioni dove magari ti chiedono l'animale iperrealistico super dettagliato da 15.000 euro di animale di spesa, e poi viene inquadrato solo su un pezzettino che gli potevi fare magari un cuscino di pelo e costava 1/10. Assolutamente. Sì, si verificano anche queste cose, ma infatti, visto che abbiamo parlato prima del biondino, che erano 3 stadi di make-up, in realtà noi abbiamo proposto questa soluzione anche rifacendoci a una scena di un altro film che il regista ci ha proposto per ispirarci, esatto, come reference, e quella scena era fatta proprio con la sostituzione del make-up tra le varie fasi per peggiorare l'effetto, ma poi noi quando ci siamo trovati con queste 3 protesi sul set, per via dei tempi di ripresa e siamo arrivati un po' lunghi nella giornata, abbiamo potuto usare soltanto 2 dei passaggi, quindi abbiamo scelto il primo e l'ultimo in modo da passare subito alla fase più grave, perché poi non si è riusciti, e quello l'abbiamo scoperto soltanto il giorno stesso, nel momento stesso in cui dovevamo farlo. Quindi a volte capita di realizzare delle cose perché si è concordato così, ma poi non si riesce a utilizzarle, veramente, perché non si riesce col tempo, e siccome appunto, come dicevamo, è lavoro corale che coinvolge tante altre parti, non siamo solo noi protagonisti diva della situazione, ma bisognerà dare come priorità la chiusura della giornata col completamento del programma, quindi se si deve tagliare qualcosa potrebbe coinvolgere anche noi, anche se magari noi di orgoglio ci stizziamo perché diciamo ecco non l'hanno usato e noi ci abbiamo lavorato tanto, ma è una cosa che capita. E col tempo devo dire che non mi arrabbio, io all'inizio un po' mi dispiacevo e quasi mi arrabbiavo, ma dentro di me chiaramente non è che lo dicevo alla gente, però mi rimanevo molto male. Adesso invece penso, cavoli no, così chiudiamo la giornata e hanno tutto quello che devono fare, perché sennò il film durerebbe 100 anni a volte che... No, ma anche perché comunque appunto come dicevamo prima noi siamo degli strumenti a servizio dell'opera che è del regista, quindi l'importante è che il prodotto finale sia quello richiesto. Se vogliamo fare gli artisti lo facciamo nel tempo personale, con i progetti personali. Quello che facciamo qua sono delle cose che eseguiamo al servizio di qualcun altro, quindi a volte magari dobbiamo fare anche delle scelte che sono contro quello che ci piacerebbe, ma che però sono quelle più funzionali alla storia che stiamo raccontando, o al budget a disposizione. Anche il budget, è vero. Abbiamo un commento da Gommo: se ci fregano il PC o la polizia postale ci va sul drive, sembriamo dei maniaci sadici. Ragazzi, io ho una storia a riguardo, perché io utilizzo spessissimo un sito che si chiama Photobox, dove si mandano le stampe e ottieni il pacchettino a casa di stampe, e siccome dovevamo stampare tipo... Ma è proprio sul Primo Re è successo, perché comunque a me piace avere una copia comunque non stampata delle foto, e ho detto chiaramente se le stampo tutte con la stampante spendiamo centinaia di euro, le stampo su Photobox, che così con qualche decina di euro ce l'abbiamo il pacchettino di stampe. E mi arriva una telefonata dopo che ho caricato tutto. Io pensavo che fosse un sito online dove nessuno controllasse mai, invece non escono solo dalla macchinetta e c'è solo il l'omino che te le spedisce. Si vede che le hanno controllate, e quindi mi hanno telefonato chiedendomi conto di questi macabri soggetti, che erano tutte le ferite che abbiamo fatto vedere prima, quindi le ferite di coltello, di ascia, cicatrici eccetera. C'erano anche dei cadaveri e tutto quanto, e ho spiegato che lavoro facevo, gli ho fatto vedere il mio sito, e quindi si sono tranquillizzati e hanno detto guarda, sarebbe nella nostra policy di stampare questi soggetti, però... facciamo un'eccezione. E abbiamo un'ultima domanda, che è: come vi comportate se il prodotto non dovesse soddisfare il regista e quindi servirebbe più tempo per realizzare esattamente ciò che il regista vuole? Allora, scusa, di tu. No, è una domanda che dovrebbe essere un po' più specifica, perché in realtà noi durante la preparazione gli facciamo vedere cosa stiamo realizzando, non ci presentiamo sul set con le cose finite, punto e basta, perché chiaramente si sta parlando di cose che hanno un costo elevato, e quindi vanno approvate prima di essere, anche banalmente una scultura, prima che diventi una protesi in silicone la facciamo vedere prima, in modo tale che dopo siamo sicuri di andare avanti col passaggio. Però può capitare che magari uno dice no, quella roba lì non la voglio più, ma nel mio caso non mi è mai successo che fosse da un punto di vista estetico, ma da un punto di vista non serve più, o non abbiamo tempo, nel mio caso specifico. Poi ci sono avventure può capitare magari, per esempio anche sul Primo Re abbiamo fatto tantissimi test delle pompe, degli sgozzamenti, dei colpi di spada, dei colpi di freccia, un sacco di video che costantemente mandavamo a regia per farceli approvare. Abbiamo fatto delle prove di colore della marca del sangue da scegliere poi da acquistare, o del sangue creato da noi in casa, prove fatte in camera, quindi con una ripresa in un ambiente esterno nel bosco con la luce giusta, per capire cosa si sarebbe visto poi, e quindi in base a quello abbiamo scelto la marca di sangue giusta, che piaceva di più in base alla fotografia. Si cerca di pianificare il più possibile tutto, in modo da non trovarsi sorprese sul set. Gli imprevisti ci sono sempre, però se cerchi di prevederli tutti, se cerchi di prevedere il 100%, magari arrivi all'80% e c'è quel 20% che potrebbe succedere, però si cerca di evitarlo, ecco. Sì. Va bene, speriamo di avervi soddisfatto con queste risposte, con questo excursus nella pianificazione e ricerca, e niente, ribadisco che se avete domande potete contattarci, siamo a disposizione, e niente, direi di ripassare la palla alla regia. Ringrazio Andrea tantissimo perché ero sicurissima che sarebbe andata bene, perché comunque abbiamo lavorato tanto assieme e la pensiamo anche simile, quindi è bello scambiare aneddoti, informazioni, e speriamo che sia stato così anche per voi. Passo la palla a regia, e stavo per dire un'ultima cosa ma me la sono scordata. Quindi... ah no, che ci vediamo per la prossima puntata, che invece è sui ruoli del set, quindi una volta che abbiamo realizzato le nostre cose andiamo sul set e come funziona un set, quindi cosa troviamo, che reparti troviamo e come si sta su un set anche banalmente, perché non è così scontato. Certo. Va bene, grazie a tutti, grazie Andre. Bellissimo. Allora, grazie a te, grazie a tutti. A Giulia. C'era Gommo che diceva tanti anni, tanti chilometri, tanti aneddoti, una volta sono finito in questura, dice Gommo, che diciamo dovrebbe essere uno dei nostri prossimi ospiti, ma lui non lo sa che è già l'ospite della quarta diretta. Sì, glielo devo ancora dire perché glielo stai dicendo in diretta. No, che dovremmo, dopo i ruoli del set volevamo fare un po' di storia invece dei ruoli, dato dei truccatori che ci hanno preceduto, e quindi fare un mini viaggio nel tempo rispetto a quelle che sono le evoluzioni delle tecniche del nostro lavoro, così proprio per fare una rapida. Siccome lui è un esperto di storia, allora coinvolgerlo in questa cosa. Speriamo che ci dica, altrimenti a gran voce chiedete Gommo di esserci. Comunque facciamo una votazione. Un'elezione a sorpresa. Dai, risalutiamoci. Ciao. Giulia, devo chiudere, ti ripasso a te. Eccoci, allora ci siamo, grazie veramente a tutti, scusate se ci sono stati dei problemi tecnici a livello audio, e grazie per averceli anche segnalati, perché per noi è importantissimo, andando in direzione di Effectus ufficiale dobbiamo imparare a risolvere tutti gli imprevisti. E grazie come sempre per le domande, vi ricordiamo è importante che commentiate, condividiate il video, così che insomma possiamo raggiungere un pubblico sempre più grande, e la prossima diretta vi annunceremo presto quando sarà, e ricordatevi 19 e 20 settembre Effectus Event su YouTube. Ciao a tutti. Ciao.